La sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara. Bentrovati all'ascolto della Sanità parla con te, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con la nostra azienda sanitaria locale e la nostra azienda ospedaliera di Ferrara. Tutti i lunedì alle 12.10, in replica il giovedì alle 19.10, incontriamo i professionisti e le professioniste delle nostre aziende sanitarie. Oggi sono con noi Caterina Palmonari, che è responsabile screening oncologici, Elisabetta Bandiera, che è un'ostetrica del Centro Salute Donna della nostra azienda sanitaria locale. Con noi anche Carolina Buriani, che è responsabile screening per i tumori della cervice uterina dell'anatomia patologica della nostra azienda ospedaliera di Ferrara. Ben arrivate, grazie per essere con noi oggi. Gennaio, che si è appena concluso, è il mese dedicato alla prevenzione del cancro dell'utero. Oggi parliamo proprio della prevenzione di questo tipo di tumore e in quale modo si agisce per cercare di scongiurare appunto che questo tumore possa colpire in modo grave le nostre concittadine. Dottoressa Palmonari, perché è importante monitorare la situazione del proprio utero? È importante perché fino a qualche decina di anni fa il carcinoma del collo dell'utero era uno dei carcinomi che colpiva più frequentemente le donne. Oggi come oggi in realtà la situazione si è modificata moltissimo e si è modificata proprio grazie al monitoraggio, come ha detto lei, del collo dell'utero e quindi grazie alle azioni di prevenzione che vengono messe in campo. Tanto che questo carcinoma oggi in Italia è a uno degli ultimi posti nella classifica dei carcinomi che colpiscono le donne italiane e nei paesi occidentali dove viene promossa la prevenzione, mentre resta una delle principali cause di morte nei paesi in via di sviluppo, nei paesi in cui questi monitoraggi, mi piace questo termine, non vengono eseguiti. Quindi le nostre aziende mettono in campo diverse iniziative per promuovere la prevenzione. Tra queste iniziative certamente il protagonista principale è lo screening per la prevenzione del cancro del collo dell'utero, che per l'appunto è il programma che più frequentemente le donne adempiono e del quale usufruiscono. Quindi che cosa possiamo dire alle donne? Possiamo dire di continuare ad aderire al screening per la prevenzione del carcinoma del collo dell'utero e possiamo dire loro che lo devono fare in assoluta tranquillità, perché siamo all'interno di un programma che viene sorvegliato, monitorato, gestito, controllato in tutte le sue fasi, oltre che di un programma che è totalmente gratuito dalla presa in carico della donna, cioè dal momento in cui invitiamo la donna ad andare presso i nostri consultori ad eseguire il test, fino a quando la donna dovesse mai avere la necessità di fare un percorso diagnostico terapeutico, quindi una colposcopia di approfondimento oppure addirittura un intervento chirurgico. È un percorso totalmente gratuito, è un percorso dove tra le cose che monitoriamo la competence di tutti i professionisti che vengono messi in campo. Cosa vuol dire monitorare la competence? Vuol dire che un'ostetrica che esegue un pap test per lo screening deve farne e rendicontarne almeno un tot tutti gli anni. Una citologa che legge un pap test, una HPV test di screening, la stessa cosa. Una colposcopista, quindi una ginecologa specializzata in colposcopia, deve eseguire almeno un tot di colposcopie tutti gli anni e così via. Questo sicuramente dà una tranquillità molto grande alle donne della nostra provincia e alle donne che in generale aderiscono agli screening. Come si accede a questi screening e ogni quanto tempo è consigliabile farli? Allo screening si accede tramite un invito a
attivo che arriva a casa della donna nel momento in cui la donna sta bene, è una medicina rivolta ai sani, così viene definita. La lettera arriva appunto al domicilio e anche sul fascicolo sanitario elettronico. In questa lettera noi prefissiamo un appuntamento alle donne che possono recarsi in un qualsiasi consultorio, di solito l'appuntamento viene fissato in quello più vicino alla residenza chiaramente della donna, a un orario stabilito in una giornata stabilita. Ovviamente non è un invito vincolante, nel senso che le donne possono spostare questo appuntamento con diverse modalità e in diversi modi, quindi possono cambiare la sede, il consultorio, possono cambiare la data o l'orario, chiamando il centro screening, scrivendo una mail, oppure negli ultimi anni anche collegandosi ad un portale che permette alle donne di visualizzare le agende degli screening e quindi di prendere in autonomia l'appuntamento che più si confà alla giornata che deve organizzare. Le donne tra i 25 e i 29 anni di età vengono invitate a fare lo screening ogni 3 anni ed effettuano il Pap test, il test che più conosciamo perché è il test che storicamente è stato protagonista degli screening. Mentre le donne dai 30 ai 64 anni di età vengono invitate ad eseguire un HPV test, che è un test ancora più sensibile perché è in grado di andare a rilevare la presenza di quello che è il virus che causa poi il 99% dei carcinomi della cervice uterina. Elisabetta Bandiera è un'ostetrica del Centro Salute Donna di Ferrara. Come funzionano questi test? Come diceva la dottoressa Palmonari, le donne afferiscono ai nostri consultori su un invito. La persona con cui loro si confrontano è l'ostetrica, che è il professionista che ha le competenze per poter fare questo esame. Quindi in autonomia l'ostetrica accoglie in un ambiente dedicato, quindi abbiamo un ambulatorio apposito proprio per lo screening, accoglie la donna, fa un riconoscimento della donna con un documento di identità. Viene fatta una piccola anamnesi e poi viene eseguito il prelievo. Il prelievo è un prelievo che è indolore, dà un attimino di fastidio, ha una durata di pochi minuti e viene fatto accomodando la signora sul lettino in posizione ginecologica, mettendo uno speculum e con delle piccole bacchettine vengono prelevate delle cellule che stanno già esfogliando dal collo dell'utero e poi messe in un apposito barattolino dove c'è un liquido fissativo. Il tutto poi dopo verrà inviato al centro di citologia dell'azienda ospedaliera. Il tutto, come dicevo, ha una durata di pochissimi minuti, quindi quasi alle volte è più il tempo di svestirsi e rivestirsi che non proprio l'esecuzione dell'esame in sé. In quel contesto vengono date le informazioni per quanto riguarda il discorso di come verrà recapitata la risposta, quindi se la signora è in possesso di un fascicolo sanitario, la risposta la vedrà sul fascicolo. Diversamente, ci sarà ancora il cartaceo inviato per le classiche vie della posta. Questo se tutto è negativo. Nel caso in cui ci sia una positività, per quanto riguarda Salute Donna di Ferrara, si occupa delle positività il centro screening e chiama direttamente telefonicamente la signora. Mentre per quanto riguarda i consultori che abbiamo sul territorio, sarà l'ostetrica che invece contatterà di nuovo la signora e verrà chiamata in ambulatorio, le verrà spiegato il motivo per cui è stata chiamata e che tipologia di alterazione c'è, e di lì partiranno tutti i successivi controlli per quanto riguarda il secondo livello. E quindi appuntamento per una colposcopia e tutto il proseguimento del percorso. Carolina Buriani, che con noi oggi è responsabile screening per i tumori della cervice uterina dell'azienda ospedaliera. Qual è la differenza fra i due test che ci hanno citato le sue colleghe? Pap test e HPV test sono test diversi che sono accomunati dalla stessa modalità di prelievo. Il primo è un test molecolare, quindi va a ricercare la presenza del DNA virale e per la precisione simultaneamente di un gruppo di 14 tipi di papillomavirus, quindi di HPV, che vengono definiti ad alto rischio oncogeno, cioè ad alto rischio di trasformazione neoplastica. Praticamente questo gruppo di virus può causare virtualmente tutti i casi di carcinoma della cervice uterina.
Il pap test invece è un esame citologico, quindi le cellule prelevate vengono disposte su di un vetrino e poi analizzate al microscopio ottico per ricercare la presenza di alterazioni cellulari causate dal virus HPV, che sono diagnostiche di infezione virale oppure di lesioni preneoplastiche cervicali. Queste lesioni preneoplastiche sono i precursori del carcinoma invasivo, quindi rappresentano il target dello screening per i tumori della cervice uterina, perché se precocemente identificate e trattate, permettono di evitare l'insorgenza del carcinoma. Va sottolineato che l'infezione virale precede il formarsi di queste eventuali lesioni preneoplastiche, che poi sono dovute ad una persistenza dell'infezione. Dottoressa Palmonari, abbiamo detto che si accede a questi test addirittura attraverso un invito che viene fatto periodicamente dalle nostre aziende sanitarie. C'è una buona risposta da parte delle residenti della nostra provincia al vostro invito? La risposta delle donne ferrarese all'invito dello screening è altissima. Siamo estremamente soddisfatte e molto compiaciute anche di questa risposta. Noi mandiamo circa 20.000 inviti all'anno e abbiamo una risposta che varia di anno in anno, quantomeno negli ultimi anni, dal 74% all'80%. Stiamo parlando di un'adesione non solo significativa, ma veramente ottimale, che come le dicevo prima ci rende orgogliose, ma ci rende orgogliose perché chiaramente questo significa che una volta che la donna è entrata all'interno del percorso dello screening, lo apprezza, ne rimane soddisfatta e quindi continua a parteciparvi. E questa è una cosa importantissima. Qual è il lasso di età, l'ha già detto in apertura, ma ripetiamolo, nel quale le donne si devono sottoporre, o è consigliabile che si sottopongano a questi test? Dai 25 anni ai 64 anni. Sottolineo però ed evidenzio che se una donna risulta positiva allo screening al compimento del 63esimo o 64esimo anno di età, non esce dal percorso perché l'età è quella del limite superiore, diciamo, del programma. Sarà seguita fino a quando la sua lesione non sarà completamente debellata. Mediamente a tutte garantiamo un percorso che arriva fino ai 69 anni di età. Tra i primati della nostra provincia, che ci ha appena elencato la dottoressa Palmonari, ce n'è anche un altro che è assolutamente molto interessante, ce ne parla la dottoressa Buriani. Il nostro laboratorio, che è il laboratorio di anatomia patologica dell'azienda ospedaliera di Ferrara, che è diretto dal professor Lanza, è stato identificato come laboratorio unico di area vasta per lo screening del tumore della cervice uterina, quindi l'area vasta comprende le aziende ASL di Ferrara, Bologna ed Imola, perché è l'area vasta Emilia Centrale, e nel 2015, quando è iniziata la riconversione del programma di screening che prevedeva il passaggio come test primario dal Pap test all'HPV test. Ferrara è stata scelta come sede di centralizzazione proprio per questo primato di cui mi parlava, perché pensate che Ferrara vanta un'esperienza nel campo che mi permetto di definire impareggiabile. Noi siamo stati il primo screening per il tumore della cervice uterina di massa basato sulla citologia, quindi sul Pap test, che iniziò negli anni 60. Ad istituirlo fu il professor Mario Tortora, che allora era il direttore della clinica ostetrico-ginecologica, che era stato allievo proprio di Giorgio Papanicolaou, da cui il Pap test ha preso il nome. Quindi la nostra esperienza direi che non ha eguali. I risultati di questo primo screening furono talmente sorprendenti che poi l'esempio di Ferrara nella lotta contro i tumori è stato seguito in tutto il paese e anche a livello europeo. Volevo anche aggiungere che la persona che viene da noi per fare uno screening non è solamente un esame rivolto esclusivamente al momento del prelievo e di come viene inviata poi la risposta. Vengono date anche tutta una serie di informazioni del tipo di prelievo che sta facendo e poi se la persona, se la donna in quel momento ha anche altre problematiche, vuole delucidazioni su altre cose inerenti sempre alla sfera ginecologica, l'ostetrica è la persona, il professionista che può dare delle risposte e può indirizzarla poi ai vari servizi dell'azienda. Quindi anche un momento di incontro, anche se sono pochi minuti che la
la donna sta in ambulatorio, ma che possono mettere in evidenza una serie di dinamiche, di problematiche che alla donna alle volte non riesce a dire di fronte a un medico, che può essere il suo medico di base o il suo ginecologo, ma in quel momento con l'ostetrica riesce ad aprirsi e a dire una serie di problematiche sue, e insieme si fa un pochino il punto della situazione e si cerca di trovare una via di uscita al problema o di dare delle indicazioni per dove deve rivolgersi. Credo di non sbagliare nell'affermare che lo screening è un programma che funziona perché è un programma interaziendale, interdipartimentale, dove i professionisti coinvolti sono di tante discipline diverse e sono professionisti che fanno squadra. Noi ci sentiamo regolarmente, non dico tutti i giorni, ma quasi, ci mettiamo a confronto, studiamo i problemi uno a uno, qualora e quando si presentano, e siamo sempre disponibili gli uni verso gli altri. È la squadra che funziona e credo che le donne di questa provincia se ne siano accorte e per questo, per l'appunto, si affidino ai nostri servizi. Siamo in chiusura del nostro programma, non possiamo che caldeggiare l'invito ad accettare appunto l'invito che le nostre aziende sanitarie fanno a tutte le donne di partecipare a questi importanti test che servono proprio a salvaguardare la salute delle nostre concittadine. Ringrazio per essere state con noi la dottoressa Caterina Palmonari, che è la responsabile di screening oncologici della nostra azienda sanitaria locale, Elisabetta Bandiera, ostetrica del Centro Salute Donna, e Carolina Buriani, che è responsabile screening per i tumori della cervice uterina dell'anatomia patologica della nostra azienda ospedaliera di Ferrara. L'appuntamento è alla prossima puntata della Sanità Parla con Te, il programma di Radio Dolce Vita che viene realizzato in collaborazione con le nostre aziende sanitarie e va in onda tutti i lunedì alle 12.10 e in replica il giovedì alle 19.10. Avete ascoltato? La Sanità Parla con Te, appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara.